Aspettiamo un attimo che sta arrivando anche Santino. Santino, anche Celati? Dai che cominciamo, Celati non può venire stamattina. Mi immaginavo che sarà pieno di impegni. Vabbè, c'è qualcuno che ne fa le veci. Ma certo, non c'è problema. Allora, vi racconto come ci è venuto in mente di fare questa mostra e come abbiamo proceduto nel lavoro. Poi ci sono alcune persone del direttivo come Riccardo che hanno aiutato, del direttivo della sezione Lampi, che hanno aiutato questo lavoro, che è partito circa un anno fa quando ci siamo resi conto che non ci sono pubblicazioni sulle, tranne qualche caso come Carla Capponi, come da Fratelli Parenti, non ci sono pubblicazioni di una certa importanza sulle donne medaglia d'oro al valor militare, quindi voi capite bene, medaglia d'oro al valor militare, cose per cui i militari stessi farebbero la firma falsa per averla, quindi un riconoscimento estremamente raro nell'essere assegnato, eppure su queste 19 donne, di cui qui ne vedete 16 perché non ci stavano tutte 19, per cui non abbiamo messo 3 pannelli, abbiamo cominciato a ricercare notizie nelle biblioteche e su internet. Ci siamo divise le biografie in 5-6 persone, per cui ognuno poi ha fatto la sua. E questo stesso metodo lo utilizzeremo quest'anno nel fare un'altra iniziativa sempre di questo tipo su 4 partigiani fucilati al Parco Giuriati, di cui 2 erano di Niguarda. Uno era Cucciolo, di 18 anni, che era un gappista, e l'altro era un po' più adulto perché aveva 31 anni, De Rosa, Eugenio De Rosa, abitavano entrambi qui a Niguarda e furono fucilati al Parco Giuriati. Questa sarà la nostra prossima mostra, il prossimo volume che faremo. Questo sulle donne, è stata richiesta la mostra che abbiamo in 2 versioni, questa versione qua 70-50, poi abbiamo anche 70-100 in Forex 5 mm, per cui si può usare anche nelle scuole volendo, cioè quella indistruttibile insomma. Doveva essere esposta l'8 marzo dello scorso anno alla Casa della Memoria, vi ricordate cosa è successo a marzo dello scorso anno? C'è stato il Covid e la cosa è saltata. Adesso cominceremo a farla girare per Niguarda, adesso è qui per una settimana, poi sarà su Strac al laghetto di Niguarda, poi la porteremo al Teatro della Cooperativa che ha collaborato con noi e poi la porteremo, insomma, cercheremo di portarla in biblioteca, nelle scuole, in varie parti. La mostra è accompagnata dal libretto che avete in mano, che è una specie di catalogo, che contiene più informazioni e più fotografie di quelle che abbiamo potuto mettere sulla mostra. La mostra è un pannello per ogni medaglia d'oro, di cui 15 sono alla memoria, sono medaglie d'oro alla memoria ben 15 su 19, per cui diciamo che le 4 donne che sono sopravvissute, fra cui la più famosa di tutte, sapete chi è la Carla Capponi, quella che con Bentivegna e con i gappisti di Roma fecero l'attentato di Via Rasella. Erano pochissime le gappiste romane, credo fossero 3 se non sbaglio. E Carla Capponi è morta molto anziana e ha avuto problemi di sepoltura. Pensate, una donna di questo tipo che ha chiesto di essere sepolta nel cimitero accattolico di Roma, gli hanno detto di no, finché la figlia disperata, che 2 anni dopo poi è morta per malattia pure la figlia purtroppo, ha dovuto cremarla e buttare le ceneri nel Tevere. Questa è la fine che ha fatto Carla Capponi, non gli hanno dato neanche la possibilità di essere sepolta nel cimitero cattolico per questioni burocratiche, che non ho mai capito quali fossero, però è abbastanza una vergogna direi, per Roma, per la città di Roma. Perché avrebbe dovuto intervenire il sindaco, avrebbero dovuto intervenire le autorità politiche e risolvere la situazione, invece è andata avanti per parecchi mesi finché hanno trovato questa soluzione. Una buona parte di quelle donne erano gappiste, diciamo quelle più importanti, come l'Iris Versari, come la Carla Capponi. Essere gappisti all'epoca
voleva dire aver fatto una scelta che portava ad avere una aspettativa di vita di 6-8 mesi, tranne quelli fortunati, perché alla fine di questo periodo medio, di solito, se leggi le biografie, o venivi catturato, torturato, di solito fucilato, perché i gappisti, i fascisti cercavano sempre di fucilarli. I gappisti erano quelli che non erano in montagna, stavano nelle città e avevano il compito di eseguire gli ordini del Comitato di Liberazione Nazionale, quindi del legittimo governo italiano, e per lo più erano ordini di soppressione di nemici, quindi uccidevano. Entrare nei gappisti è stata una cosa per cui soprattutto il Partito Comunista Clandestino ha faticato per oltre un anno a trovare dei volontari, perché molti erano disposti a morire. Pochi, cioè a morire in teoria, no, perché non è che uno andava lì, voglio morire, però molti erano disposti a rischiare la vita, pochissimi erano disposti a uccidere a sangue freddo. Per cui la crescita dei gappisti è stata sempre molto lenta, la prima gap è stata spazzata via in 8 mesi, arrestati, torturati, fucilati, di cui Dino Giani, appunto i due peggioriati, erano gappisti di Niguarda. La terza GAP, quella di Pesce, che ha sostituito la prima GAP, sia come comandante che come personale, è andata un po' meglio, anche se ovviamente le perdite, cioè è andata un po' meglio nel senso che qualcuno è sopravvissuto, è arrivato alla fine della guerra, e fra questi GAPisti un ruolo importante l'hanno svolto anche le donne. A Milano abbiamo un personaggio che è diventato molto noto, che è l'onorina Brambilla Pesce, che è sopravvissuta, che è medaglia d'argento. Medaglia d'argento al valore militare semplicemente perché una volta che viene catturata viene portata a Monza, al carcere di Monza, dove per una settimana viene continuamente interrogata, torturata e non rivela il nascondiglio di quello che poi sarebbe diventato suo marito, Giovanni Pesce, che era il suo comandante. E quindi diciamo che non è da tutti. Personalmente penso che con 10 minuti di tortura io direi tutto quanto, proprio anche qualsiasi cosa. Una settimana, infatti lei non voleva mai parlarne di quell'esperienza lì. E dopo quell'esperienza lì usciva malvolentieri di notte. Io queste cose le so perché le ho ascoltate dalla sua viva voce in un documentario, uno dei tanti documentari che abbiamo. Quindi un po' di quelle donne sono gappiste, quindi meritano rispetto ancora. Sì, ancora più, come dire, più elevato, ancora più grande rispetto alle altre. E poi, come potete vedere, sono tutte storie assolutamente incredibili. Non so se le avete lette. No, non leggete le motivazioni a medaglia d'oro, se insomma, leggete più la biografia che abbiamo scritto noi. Le motivazioni delle medaglie d'oro sono un po' retoriche nel linguaggio militare, no? Poi con un linguaggio un po' datato, un po'. Però le biografie che raccontano la nascita, la famiglia, soprattutto quelle del libro, che sono più estese, che raccontano la nascita, la famiglia, i fatti, sono, diciamo, danno un'idea abbastanza precisa dell'apporto delle donne. Qui a Niguarda, non so se lo sapete, ma Niguarda è stato uno dei quartieri che ha avuto il gruppo di difesa della donna più grosso di tutta Milano, perché c'erano le case della cooperativa. Le case della cooperativa edificatrice di Niguarda, oggi si chiama Abitare Società Cooperativa, una volta si chiamava Cooperativa Edificatrice di Niguarda, erano delle case messe in piedi da una cooperativa di operai contadini artigiani all'inizio del 1900, proprio nei primissimi anni del 1900, e all'epoca erano tutti del Partito Socialista, all'epoca c'era solo il Partito Socialista e c'erano gli anarchici, erano queste due forze. Poi sono subentrati anche i comunisti. Beh, nelle case della cooperativa c'era solamente persone che facevano riferimento a queste ideologie, quindi era un nido di vespe, di partigiani e di donne che aderirono ai gruppi di difesa della donna. La Gina Galeotti Bianchi, che è la prima caduta dell'insurrezione di Niguarda,
e quindi di Milano, perché li guarda in sorta un giorno prima di Milano, quindi è la prima caduta in insurrezione di Milano a tutti gli effetti, che viene colpita da colpi d'arma di una mitraglia lì in via Graziano Imperatore, di fronte al numero 38, quello che si chiamava Cadisas. La Gina Galeotti Bianchi era conosciuta qui a Niguarda, è morta qui mentre portava degli ordini insieme alla Stellina Vecchio, che poi ha raccontato tutta la vicenda in bicicletta, proveniente da Piazzale Maciacchini, veniva verso Niguarda, ma a Niguarda lei era conosciuta non dai niguardesi normali, ma da chi faceva parte della resistenza. Perché? Perché la Gina Galeotti Bianchi faceva parte della segreteria cittadina dei gruppi di difesa della donna e veniva qua in via Ermada a fare le riunioni con le donne della cooperativa, capitanate dalla Maria Azzali. Quindi la Maria Azzali e le altre donne, la Cesarina Rossi, tutte le donne di cui abbiamo la testimonianza orale, che quest'anno metteremo su internet, sul canale YouTube Ampi Niguarda, metteremo le loro interviste, che si sentono magari un po' male perché sono tratte da vecchie cassette che abbiamo trasferito su file MP3. Ci raccontano queste cose, cioè che la conoscevano, non era la prima volta, cioè avevano fatto parecchie riunioni con la Maria Azzali. La Maria Azzali, che era la responsabile delle donne di Niguarda, era in contatto con le suore e le infermiere dell'ospedale maggiore di Niguarda, che avevano fatto un gruppetto di dipendenti dell'ospedale, per lo più infermiere, ma c'era anche qualche medico, c'era anche qualche suora, che facevano scappare i detenuti. Quando gli inglesi bombardano San Vittore, un pezzo di ala di San Vittore, tutti i detenuti che erano lì, che erano quelli malati, li trasferiscono all'ospedale maggiore nel reparto Ponti e fanno l'errore di non sostituire il personale del Ponti con personale militare, lasciano i civili che c'erano lì, le suore, le infermiere e i medici. E dopo un po' questi fanno un gruppo in collegamento con i gappisti di Niguarda, con Cialenne di Niguarda, per far scappare la gente. Aldo Tortorella, che poi diventa deputato del Partito Comunista, scappa travestito da donna, portato sotto braccio da una di queste infermiere, viene accompagnato al muro di cinta dell'ospedale maggiore, dove viene prelevato dai gappisti di Niguarda, che poi lo fanno sparire. Quindi noi avevamo le donne dei gruppi di difesa della donna in via Armada, un gruppo molto folto, che facevano le cose che oggi chiameremmo logistica della resistenza. La logistica che cos'è? Procurare viveri, procurare armi, procurare soldi, procurare munizioni, procurare vestiti, trasferire la gente da Niguarda alla montagna, ragazzi che scappavano. Queste donne raccontano, noi li portavamo in treno fino a Como, li mollavamo ai nostri riferimenti che avevamo lì e poi tornavamo a casa. Donne del 45, non di oggi. Cioè donne che stavano fuori anche la notte magari, perché magari li bombardavano, i treni non andavano più, dovevano tornare a piedi. Non è che c'erano le macchine. Quindi persone che nel 45 avevano, come si può dire, una libertà di movimento che altre donne non avevano, ma che loro si erano conquistate con il ruolo e con la lotta. L'altra cosa, lì in via Armada, forse dove c'era questi partigiani, questi gruppi della difesa della donna, faceva riunioni spesso, lo racconta la Cesarina Rossi in una di queste testimonianze, il fratello di Pirelli. Diciamo il Pirelli, quello che non era interessato a fare l'industriale, quello che poi negli anni 50, alla fine degli anni 50, produce quel best seller della letteratura italiana che erano le lettere dei condannati a morte della resistenza. Quelle lettere lì sono state raccolte da uno dei Pirelli, che veniva qui a Niguarda, in via Armada, a fare le riunioni con i gruppi di difesa della donna e con gli altri gruppi, raggruppamenti di partigiani. Quindi diciamo che questa zona qui, noi abbiamo fatto questo lavoro sulle donne, anche perché in questa zona i gruppi di difesa della donna sono stati una componente estremamente presente e grossa della resistenza, più che da altre parti, perché c'era quel gruppo di case lì. Un'altra cosa che facevano è nascondere i latitani, li nascondevano in casa, che voleva dire tenere un uomo in casa, anche di notte, cioè dire. Non è proprio scontato, no? Nel 45, che per lo più queste donne qui ovviamente erano sposate con membri del Partito Comunista clandestino, con gente che comunque faceva riunioni, con operai della Pirelli.
per questo che abbiamo fatto quel murales che potete andare a vedere in via Armada 14 nell'androne della cooperativa, che ha scontentato molti dei soci della cooperativa di oggi, perché non gradiscono quello che abbiamo messo lì come memoria, e che ricorda gli operai degli scioperi e le donne dei gruppi di difesa. E questo è stato uno dei motivi per cui ci siamo occupati anche delle donne medaglia d'oro. Non c'è una donna di Milano medaglia d'oro della Resistenza, perché vi ho già detto che la Brambilla è medaglia d'argento, quindi non è medaglia d'oro, nonostante, voglio dire, ne abbia fatte tante di azioni. Quindi non è così, nonostante per esempio la Gina Galeotti Bianchi non è niente, non è né medaglia d'oro né medaglia d'argento. Io parlo di riconoscimenti statali, non parlo dei riconoscimenti, lei è medaglia d'oro delle Brigate Garibaldi, però cioè, la medaglia d'oro delle Brigate Garibaldi non è la medaglia d'oro a valore militare dello Stato italiano. E stiamo parlando di una donna, la Gina Galeotti Bianchi, che ha cominciato a essere antifascista a 17 anni, quando è morta qui ne aveva 31. Quindi non è che una di quelle che avevano 19-20 anni, che si sommesse perché per quello che succedeva, si sono buttate nella lotta antifascista. Lei è cresciuta con la lotta antifascista. E se, voi immaginatevi solamente una cosa, lei si fidanza, non so a quale età, con Bruno Bianchi, che quando i fascisti uccidono il responsabile comunista di Suzzara, lo sostituisce. Lei è fidanzata, non sono sposati. E quando Bruno Bianchi deve scappare da Suzzara, perché l'hanno individuato, per cui ammazzano anche loro, cioè ammazzano anche lui, e poi lo arrestano, tribunale speciale, confino, quando viene condannato al confino a 16 anni, si sposano. Con davanti 16 anni di galera in prospettiva. Poi siamo alla fine degli anni 30, non saranno 16 anni, ma Bruno Bianchi esce di galera dopo il 25 luglio del 43, quando a settembre, con due mesi di ritardo, dopo aver liberato tutti gli altri prigionieri politici, liberano anche i prigionieri politici comunisti pericolosi, fra cui Bruno, cioè pericolosi per Badoglio, per il nuovo governo italiano di Badoglio, del re, e liberano Bruno Bianchi, il quale Bruno Bianchi non va più a Suzzara a fare attività, il partito lo manda a Milano. Per questo che lei è a Milano con lui, perché lei è di Suzzara, come lui. E come viene arrestata la Gina Galeotti Bianchi? Perché lei viene arrestata e torturata per parecchi giorni. Viene arrestata perché c'è un latitante funzionario del Partito Comunista, che adesso non ricordo come si chiama, ma che ha fatto un libro, che purtroppo prende per poter mangiare. La Gina gli dà la sua tessera onoraria e cancella male il suo nome e cognome. Quando lo arrestano lui, leggono il nome di lei e la vanno a prendere. Poi viene ovviamente arrestata, torturata, liberata, dopo, anche lei dopo l'8 settembre 43, e poi muore qua in via Graziano Imperatore. Una persona che era un quadro politico, un attivista, una persona quindi non cioè che faceva banalmente per virgolette, faceva banalmente la staffetta, portava gli ordini, un quadro politico, cioè una persona che faceva la dirigente della resistenza e dell'antifascismo, che muore in quel modo lì, non le riconoscono nulla. Questo per dire che le medaglie d'oro sono estremamente rare e motivate. Ci sono delle storie incredibili, leggetele, perché sono storie che oggi francamente, cioè leggendo quelle cose si può esprimere meraviglia, stupore. Oggi non ci sembra vero che in Italia all'epoca, che non è tanti anni fa, sono 70 anni, un pezzo grande, non tutto, un pezzo, però un pezzo grande della gioventù di allora fosse disponibile a rischiare e a mettersi in gioco a quel livello per ideali comuni, di bene comune. Oggi non va più di moda un ragionamento di questo genere, non sembra vero, sembra una roba retorica, inventata,
invece, come nel Risorgimento, in quell'epoca lì ci furono persone, questi 18enni che non avevano famiglia, che erano teste calde e che quindi hanno rischiato, ma vabbè, tanto non erano ben consapevoli. Stiamo parlando di madri di famiglia, gente con figli, ok? Queste sono le storie. Vabbè, adesso ovviamente noi faremo girare questa mostra, le sezioni dell'Ampi sono avvisate, quando sarà possibile girerà ancora di più. Abbiamo messo tutte queste storie sui media, social media, tutta questa serie di cose. Le abbiamo raccolte e salvaguardate con quel volumetto che girerà lì per le sezioni, in maniera tale da tenerle, da renderle, diciamo, fisse su carta. Però questo è quello che si può fare oggi, no? Mantenere la memoria di queste vicende. Quindi io vi invito a vedere la mostra. Poi adesso qua c'è Riccardo, che lui è intervenuto. Se vuoi raccontare come abbiamo fatto lo studio, perché se qualcuno è interessato, visto che dobbiamo fare il nuovo studio, poi ci parla, che lo mettiamo dentro. Noi non siamo storici, però cerchiamo di non scrivere cazzate, cioè di non scrivere cose non controllate. Cerchiamo di verificare un po' la cosa. Tra l'altro Riccardo scrive su Zona 9, che voi conoscete, immagino, e quindi parleremo magari anche di questa. Allora, questo mese cosa esce su Zona 9? Questo? Hai fatto un pezzo su questo qua? Su questo e sulla visita che abbiamo fatto sabato l'altro. Ah, la visita guidata con Bernasconi. Ecco lui, non so se qualcuno non lo conosce, lo voglio presentare perché è una persona di questo quartiere importante che ci ha dato una grossa mano. Si chiama Sergio Bernasconi, è della classe 33, lui è giovanotto, e lui aveva fin da ragazzino l'abitudine di disegnare, no? Lui è molto bravo nel disegno e ha, diciamo così, messo su nero su bianco, quindi con dei disegni, pezzi della Niguarda, che non ci sono più, le vecchie cascine, Piazza Bellovieso come era negli anni 30. Abbiamo fatto anche un libro con i suoi disegni e gli articoli che... un libro che abbiamo ancora a disposizione per chi vuole averlo, con tutti i suoi disegni usciti per 10 anni su Zona 9, con tutti gli articoli che descrivevano Niguarda com'era, grazie ai suoi ricordi. Il mese scorso con lui, 19 settembre, abbiamo fatto una visita guidata per Niguarda, partendo dalle lapidi della Resistenza, per cui partendo... perché lui tra l'altro ha assistito, non direttamente, ma subito dopo, all'omicidio di un gappista, Salvioni, in via Cicerone, che le Brigate Nere gli hanno fatto un agguato, gli hanno sparato, lui era in oratorio, ha sentito gli spari, è subito accorso a vedere cosa, era un ragazzino, a vedere che cos'era successo, per cui insomma ci dà una mano nel mantenere viva la memoria del quartiere. La visita guidata è venuta molto bene, ne faremo delle altre, appena la situazione migliora. E niente, quindi lui è, diciamo, una delle memorie storiche del quartiere che ci aiuta a ricordare e a mettere nero su bianco le vecchie ricordi. Non so se ci sono delle domande, Riccardo, se vuoi dire qualcosa. C'è anche Daniele Pascucci, perché anche lui è intervenuto, lui è un altro membro del direttivo. Anche Daniele, se volete dire come abbiamo lavorato. Ma io? Volete parlare forte, però? Sì, ci proviamo, comincio io e poi ti lascio. Come abbiamo lavorato? Abbiamo lavorato sempre con entusiasmo, coinvolti emotivamente da queste storie, chiaramente. Sì, sono qua, lui. Ma dopo torno, vado via. Deve parlare lui. E insomma, lavorare così è bello perché si scoprono delle storie davvero incredibili. Diceva bene Angelo prima, davvero uno legge quelle cose lì e non ci crede. Cioè, veramente, rimani a bocca aperta. E la sensazione è stata proprio quella. Cercare di raccogliere i documenti, raccogliere le storie, perché sennò dopo si perdono ed è un patrimonio, prima ancora che politico, è un patrimonio umano enorme.
cioè questi poveri esseri umani, cioè, ne fanno, ne capitano tutti i colori, e siamo in pandemia. Ma immaginate la guerra, immaginate i mariti arrestati, ai bambini piccoli, non sai come dargli da mangiare. Cioè, una tragedia umana che viene dalla guerra, che ha, come dire, segnato proprio nel profondo, probabilmente, queste generazioni. E permettetemi una piccola divagazione sempre sulle donne, perché questo l'argomento. Io, per motivi familiari, di donne coinvolte a vario titolo nella resistenza, ne ho avute molto vicine tantissime, no? Però quello che mi ha sempre colpito era, da parte di queste donne, come fosse, tra virgolette, normale fare certe cose ad altissimo tasso di rischio. E io cerco tutte le volte di pensare cosa avrei fatto io al loro posto. Faccio due piccoli esempi. Mia madre, che aveva, insomma, suo uomo era un partigiano, mio padre, eccetera, teneva nascoste le armi di mio padre nel cassetto della scrivania, dove lei faceva da ufficio personale in una fabbrica gestita dai nazisti. Cioè, nell'armadietto dove lei si cambiava c'era il mitra di mio padre. Mia zia, cioè la sorella di mio padre, custodiva le armi della banda partigiana di quel paese, camminando sui tetti nascondendole nella cupola di una chiesa. Perché lo facevano? Lo facevano perché coinvolte emotivamente, perché erano fidanzate di, mogli di, ma comunque sia, non è che se mia moglie viene qua e mi dice: senti, mi tieni questa cassa di armi? Io dico: un attimo. Non era normale, erano delle situazioni eccezionali, ma fatte da persone normali. E questo strano nodo mi ha sempre appassionato, e perché quando succedono delle tragedie come la guerra, eccetera, ti coinvolgono a livello personale. Non è lo Stato, la nazione che è in guerra, l'esercito sei tu, l'esercito è tuo figlio che deve partire. Tu sei quella che deve aprire o no la porta a uno che di notte ti chiede rifugio perché sta scappando. Se lo fai entrare, se lo nascondi, se nascondi un ebreo, un partigiano, rischi la vita, ma apri la porta. Ecco, questa è la cosa, che la molla forse, che ci ha fatto pensare di fare questo lavoro. Perché poi dopo, con le storie, quando concretizzi e le vedi nero su bianco, ti fermi, le leggi, dici: non è possibile, è successa una roba del genere. Non ci credi, ma è successo. E questa cosa che ci interroga, che ci fa stare sempre così svegli su queste cose qui, è ancora più vera oggi, quando, sapete meglio di me, tutte certe cose vengono passate, possibilmente dimenticate, se va bene. Se va male, vengono trattate come divisive. Questa parolaccia di moda oggi, cioè la resistenza sarebbe una cosa divisiva, no? Io mi fermo qui, perché poi penso che sia evidente quanto sia assolutamente fuori luogo parlare di questa cosa. Quello che è stato il fondamento di questa nazione, quello che è stata la resistenza, la Costituzione, eccetera, che sono la nostra vita, viene messa in cattiva luce dal fatto che era fatta da gente strana, divisivi, partigiani, comunisti, cioè, sono tutte cose che sono, secondo me, un pericolo veramente grave per la convivenza civile. Per mettere in discussione le tue basi vuol dire che tu non sai più dove mettere i piedi. Se non sai da dove stai arrivando, non sai più dove stai andando. Molto semplice. Tutte queste cose, scusate se sono stato lungo e un po' caotico, come sempre, sono un po' alla base di questo lavoro. Un lavoro quindi fatto con passione, cercando di riportare le cose. Io sono d'accordo con Angelo, e concludo, sul fatto che poi, quando le vai a rileggere certe cose, le motivazioni ufficiali, eccetera, sì, è vero, c'è molta retorica, si può anche spiegare il perché,
quando poi vai a riscrivere certe cose sull'onda di un'emotività, di una gioia della riconquistata libertà, della guerra che è finita, e col linguaggio poi militare di queste, sono un po' cose che adesso ci sembrano quelle sì un po' esagerate, ma fortunatamente là, stampate, scritte nero su bianco, ci sono le vicende vere di queste eroine, della loro vita meravigliosa, straordinaria e normale, incredibilmente normale. Grazie, scusate la sottoposta.